Cioè io mi chiedo quanto cazzo possiamo essere polli. Quanto possiamo essere polli per aver buttato una partita in questo modo. Voi giustamente mi direte, è comunque un 2-2. Cioè nel senso, hai fatto due gol in trasferta, rimani comunque in vantaggio, ragazzi, ma per quanto mi riguarda in ottica derby sta partita è preoccupante, ma è preoccupante a livelli clamorosi. Cioè il Milan oggi contro una squadra che secondo me è anche più scarsa dello Spezia, perché la Stella Rossa è una squadra imbarazzante, cioè inutile che ci nascondiamo. Cioè il Milan ha giocato una partita oscena, è appena finita. Boh, io non lo so, è un momento tragico, non gira bene un cazzo, si è fatto male anche Bennasero oltretutto, ma male, abbiamo appena finito di commentarla su Twitch, tra le altre cose, credo che commenteremo insieme il derby su Twitch, perché cioè, perché parliamoci chiaro, in questo momento il Milan non ispira grande fiducia, quindi almeno vogliamo darci forza a vicenda. Ma detto questo, partita comunque, ripeto, un primo tempo in cui potevi essere avanti anche di molto, perché ti hanno annullato due gol, te ne sei mangiato uno con Rebic abbastanza fatto, però l'hai chiuso in vantaggio con la sculata. Nel secondo tempo, cioè, parti malissimo con loro che pareggiano, riesci, nonostante hai giocato proprio male, secondo tempo proprio male, ad andare in vantaggio. Loro vanno in 10 e in 10 contro 11, anziché fare il terzo, ti fai rimontare come un pollo. Cioè, come un cazzo di pollo. Gli ultimi 10 minuti proprio vergognoso. Cioè, come fai a non tenere palla con quelli in 10? Gira palla, cerca di tenere il pallino del gioco. Che senso ha? Bisogna attaccare a loro. Cioè, e oltre tu, no, ma e poi non voglio sentire ora il discorso. Però c'era fallo su Castigliego nell'azione del gol, ragazzi. Perché se sei costretto a tirare in ballo gli errori arbitrali per vincere una partita contro la Stella Rossa in 10, sinceramente no. Cioè, sinceramente, arrivato a questo punto, non ci sto più dentro. Stankovic ha ottenuto quello che voleva, che alla fine Stankovic l'ha vissuta come un derby per 90 minuti. Si prendeva parole perennemente con Pioli, cioè, disputa verbale perenne. Si sono insultati per 90 minuti, ogni tanto si abbracciavano e poi tornavano a insultarsi ancora una volta. Tipo i bimbi. Però raga, male, indicazioni negative, cioè, forse solo Teo ha giocato una partita positiva, tutti gli altri male, Romagnoli malissimo, in occasione del rigore, Mandzukic malissimo, forse Kalulu ha dimostrato comunque di poter essere sicuramente migliore di Diogo, perché Dalot è entrato, guarda caso l'azione del gol parte dalla sua zona, perché Dalot non è in grado di tenere nessuno. Cioè non tiene Saponara, non tiene quello della stella rossa. Cioè, se gli metti contro Cristiano Ronaldo, che succede? Cioè proprio dice no ragazzi, non è cosa, torno a casa, perché no. Boh, raga, boh, io sinceramente non... Se le premesse sono queste, domenica non so come ci presenteremo a sto derby. Cioè, arrivato a questo punto inizio ad avere paura. Devo essere sincero, perché la condizione è tragica, cioè veramente veramente tragica, quindi boh, non so, fatemi sapere qui sotto con un commento come l'avete vista voi. Io sinceramente non ho niente da aggiungere, non so qua se i miei compagni di avventura vogliono dire qualcosa. C'è da piangere, non c'è da aggiungere. C'è da aggiungere pianti. C'è da piangere, c'è da piangere e basta. Però la cosa positiva è che comunque la qualificazione resta più che alla portata. Il risultato non è male, però non può. Abbiamo, comunque cioè, abbiamo, sopra diciamo, 2-1. Due risultati su tre, perché è un pareggio 2-2 di solito. Cioè, teoricamente anche con l'1-1 passeresti tu. Sarebbe una sfangata. Però cioè, con ragazzi non so. La Stella Rossa. Male. Al primo turno ai 16esimi di Europa League. Ma malissimo. Vabbè, passare con un pareggio non è che sia il... Top. Il top, però
E va bene, ragazzi, allora, io vi ricordo a questo punto che domenica guarderò insieme a Bruno, gli ha detto, il derby in diretta su Twitch, domenica alle 3. Quindi che dire, speriamo che vada meglio di come è andata oggi. Io vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo che in descrizione trovate tutti gli altri social, Instagram, Twitter, insomma tutto quanto. Buona serata a questo punto. Speriamo che il derby vada meglio, ma a questo punto mi sto cagando addosso. Buonanotte e ci vediamo domani. Forza, Forza Milan. Sempre.